alla prossima e passiamo invece alle nostre interviste. Non nego i meriti di Sacchi, però a me personalmente darebbe fastidio se adesso la nazionale gioca bene e il campionato... Sì? Si, non so. Cosa? Ci fossero delle belle partite che sarebbe una conseguenza di Sacchi. Questo darebbe fastidio per chi fa questo lavoro. Ma perché? Cosa grande detto? Torino Bis, chiamiamolo così. Di chi eri più amico? Ma in campo abbiamo fatto cose estremamente bellissime. Estremamente bellissime. Senza ombra di dubbio. Fuori dal campo. Non so se lui le abbia fatte, comunque. No, posso dire un briciolato di ingenuità nel momento appunto del gol subito, perché avevamo fatto tutto molto ottimamente. Molto ottimamente, grande trap. È una sola, per Pressing, per Dionello. Pressing. No, ma finisco mai dire costa, vero? Bravo, ma perché dici così? Ancelotti, perché? Aveva ragione Ancelotti. Io sicuramente, lo sapevo. Vabbè, Francesco mangia pesante. Ancelotti, poi perché sei qua? Grazie Ancelotti, grazie Maldini, lasciamo i due alle loro responsabilità e noi ci diamo la linea allo studio. Vabbè, d'altra parte una volta se interventi, però tutto sommato reggeva bene. Ma sì, forse se quel palo sarebbe andato in gol, credo che qualcosa avrebbe cambiato, però credo che oggi il Milan alla fine veniva fuori. Il calcio è questo, forse se quel palo sarebbe entrato all'inizio, sarebbe cambiato qualcosa, cioè, però è giusto, alla fine questo Milan è stato superiore. E naturalmente ne deve trarre le conseguenze, per riaccendere la speranza l'Ascoli deve vincere, per vincere deve segnare, per segnare deve appunto fare gol. E, quindi e per fare un albero ci vuole un fiore. Benissimo, io ringrazio Adelio Moro, dico a questo bambino che se vieni qua, poi vai là per vedere se sei qua, non puoi più vederti. Sì, ma perché non stai zitto invece? Bene, linea a te, divertente questa cosa. Però purtroppo un piccolo infortunio, un incidente, il mercoledì di Coppa può stabilire già più di un'occasione, come i particolari e le sfumature le definisco. Sono determinati finendo il risultato. Sul piano della gara penso di no. La nostra regista Cristina Serrutini si sta mettendo alla ricerca di Nedo Maifredi. Nedo Ci Maifredi. Auguriamo di poterlo avere al telefono un prima della fine di tutta credo. Nedo Sunetti, scusa. Nedo Sunetti, cosa ho detto? Maifredi. No, chiedo scusa. Come no? Bravo Mario, vedi, ormai hai capito tutto. Tra un po' ti chiedo la sedia. Ma magari. Marino da solo, che bello. Camminava sullo specchio e diceva me la vedo brutta. La strega camminava sullo specchio e diceva me la vedo brutta. Ma arrestate Serafini. Che finezza. Perché... Potevamo metterla insieme all'intervista variale. Quando si è di spirito diverso, ovviamente. Ciao Pippo, come stai? Bene, te Mario? Bene. Ciao. Senti Mario, senti Pippo, oggi è la giornata Mario delle Mario e Pippo tappe. Sant'Anastaso, secondo credo. Te, questi che hanno inventato tutto quello che avevate già inventato voi, come si possono definire? Che bella domanda. Come si possono definire? Gli autori di un periodo evolutivo. Che bella risposta. Che poi in un settore come il nostro dà, nel senso che sai, si va sempre a riprendere un po' dal vecchio. Almeno a sua insaputa. Vabbè, ascoltiamo Sereso che forse è un grande spettacolo. Che questa sera sono sicuro se ci troviamo in giro vamo commemorare, perché è importante per me, parlo io, Sereso, è importante lo spettacolo, è questo che conta e questo che rimane. La Sampdoria è stata anche sfortunata, ma io acredito che Napoli è riuscito a vincere, ha fatto due grandi risultati Napoli, credo, ha vinto in campo e anche fuori.